Ma basta! Basta con questa pagliacciata! Non sono più l'Enrico IV! Per la miseria, l'impudenza di presentarsi qua a me ora col suo ganzo accanto! E avevano l'aria di prestarsi per compassione, per non fare un furiere un poverino già fuori dal tempo, dalla vita, dal mondo. Ma figuriamoci se quello lì l'avrebbe subita una simile sopraffazione. Ma che? Loro tutti i giorni pretendono che gli altri siano come li vogliono loro. Ma mica una sopraffazione, no. È il loro modo di vedere, di sentire. E mai a contraddirli. Se vogliono che tu sia un pazzo, il pazzo devo fare. E questo farò. Bonsoir, je suis le Mimo. La vacca! E voilà! Il gufo! Il cefalo appena pescato, ma giuro lo rimetto in acqua. E voilà! Il cefalo è salvo! Talenti, dimmi Teo. Io credo che il cefalo sei te questa sera. Non dargli ascolto. No, no. Non dargli ascolto. Sei straordinario. Grazie. Davvero, grazie. Sei meraviglioso. Grazie. Complimenti. Va, mio collega. Grande. Sì, ha fatto tutti gli anni. Mancava il coyote, poi l'ha fatti tutti. No, il coyote non fa parte del repertorio. Dai. Ma vorrei sapere però da Francesco. Adesso il popolo italiano, sì, per aver visto questa esibizione, il tuo fiuto di Acchiappatalenti, deve cominciare a votare per amici lui. Italiani, concittadini, prestatemi attento ascolto. Quest'uomo è un grande attore. Quest'uomo è un grande... è un grande... Mara, questo... che succede? Aspetta, che c'è? Lì vado contro. Ma fai rispetto. Ah, okay. No, scusa. È un grande artista. Okay. Quest'uomo merita di andare a casa. Tra l'altro, non me ne siete accorti, ma ha lanciato un messaggio straordinario. Il cefalo l'ho pescato, ma lo ributto a mare. Bravo. Gli animali l'hanno subito maltrattati. Gli animali vanno protetti. Sempre. Lui... Senti, che protetto. Però c'era Mara Francesco, sei tu una razza da proteggere. Vedo delle similitudini tra il tuo essere attore e
Certo, Riccardo, vedo delle similitudini nel mestiere. Certo, sono per due quello, attori. Ecco, benissimo, mestiere. So già che voto dare. Ecco. Però Mara stava facendo un'obiezione, scusa. Ma no, ma scusa, lui comincia a fare delle pippe con queste sue invocazioni di dete. Non resistiamo più. È una certa ora, ora, basta. Io voglio, basta. Voglio manifestare la mia ammirazione nei confronti di quest'uomo. Pensate ancora a che cosa potremmo fare insieme. No, ma la Ciuria adesso deve ricordare... Allora, fermi perché è una cosa interessante. La Ciuria deve ricordare a Emilio il talento del bambino che starà guardando. Questo non ci crede. No, noi vogliamo bene. Bambino, il bambino ha tutta la vita per mostrare il suo talento. Il signore qua meno. Francesco, quindi, scusa, siccome siete colleghi, potresti farci vedere anche tu il cefalo? Che da colleghi. Da colleghi. Con la busta. Però è napoletano, è napoletano questo. È un cefalo napoletano. Guarda che faccio. Lo vedi? Possiamo... Attento il microfono. Aspetta, l'abbiamo fatto uguale, abbiamo fatto... identici. No. Hai perso le braghe. Comunque. Cefalo. Allora... E voilà! Flavio. Vai, Flavio, allora, che dite voi? Vai. Se fate una certa. Vai, Mara, c'è da fare, andiamo veloci. Però per solidarietà di mestiere, di attore, qui non mi date fastidio, il voto è 8 perché c'è un coraggio. Lo dovresti sapere tu meglio di me, c'è un coraggio, una spregiudicatezza, a 53 anni ancora bambino, come... io vorrei avere la sua, come dice Camus, un'incrollabile estate dentro questo inverno che ci avvolge, c'è uno che se vuole divertire cerca di divertire, per me è 8, c'è un'invincibile estate dentro quest'uomo. No ragazzi, Francesco, la cultura. No. Mi dispiace, per la prima volta mi trovo d'accordo con Teo. Ma sì, ma ha fatto una citazione legata al cefalo, ma come che mi devi in mente? Ma dai. Per la prima mi dispiace, non dai. Tanto per lei, tra l'altro sono fan dei Bulgari da cui lei ha preso, ha fatto delle citazioni. Gli animali sono una citazione di Alberto Sordi, quando entrava dopo un'ora di preparazione faceva il bue, quindi c'è un mondo dietro, un mondo dietro. Feroce. Sì. Però qua è il fiuto che io devo... purtroppo 3 non c'è. Siamo crollati, va bene, andiamo con la presidente. Non c'è, è cresciuto, non posso però obiettare, che dice 4. Me ne vado nel gruppo misto. Me ne vado nel gruppo come in Parlamento, me ne vado nel gruppo misto, ma la Camera. Grazie. Abbiamo un totale di 15, quindi oggi andando a vedere la classifica, come siamo messi, siamo messi malino. Perché da 22 adesso mutiamo il nostro punteggio in 15. È successo. Vabbè. Ragazzi, e non sempre si può vincere. Dai, grazie. Grazie. Riccardo Grazioso. Ciao. Grazie e hai anche tradito il bambino. Bravo.